altri amici. Parliamo adesso però del rapporto che c'è tra cinema e cucina. A Gubbio si è concluso a fine luglio lo Spencer Hill Festival, già sono 20 anni, dove viene replicata la famosa scena di birra e salsicce quando Terence Hill con Bud Spencer se la giocano in quel modo meraviglioso. E quando pensi al cinema e al cibo, la prima scena che ti viene in mente comunque è quella del grande Alberto Sordi. Gli americani sono forti. Mazza, americani. Non puoi mica combattere contro gli americani. Gli americani mangiano mamma latta. Maccheroni. Non ce l'hai, ti distruggo se ne accadono. Che mi guardi con quella faccia intrepida? Mi sembri un verme, maccherone. Questa è roba di americani, vedi? Yogurt, marmellata, mostarda, la mostarda. What does it mean, la mostarda? O di latte. Questa roba è magna degli americani, vedi? Roba sana, sostanziosa. Maccarona. Mazze zuzze di gli americani, maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne mangio. Vabbè, è stato il primo film che ho comprato quando ci fu il videoregistratore. Ero giù col morale, mettevo sto film e via andare. Allora, buongiorno a Marco Lombardi, critico enogastronomico, nonché ideatore del progetto di cinegustologia, cioè? Cioè quello che faremo tra poco, cioè provare a trovare un senso narrativo, un modo per dare luce ai personaggi attraverso il cibo, perché la domanda è: ma gli sceneggiatori mettono i piatti a caso all'interno di una scena? Perché ad esempio in questo caso ci sono i maccheroni, c'è cioè gli spaghetti, certo è un... Siamo nel 54, regia di Steno. Sì, bravo. Prego. E sicuramente è un piatto insomma che ci caratterizza, lo spaghetto. Però da come viene inquadrato, nonostante il bianco e nero, questo spaghetto è un po' ha un colore veramente smorto. Attraverso la fotografia, attraverso questa massa di spaghetti che sembra non abbiano nemmeno il sugo. Erano un po' incollati, eh? Erano molto incollati, infatti i Sordi deve girare un po' per scioglierli. Si vuol dare l'idea della non appetibilità della cultura di casa nostra. Poi alla fine si ricrede Sordi, ma all'inizio è tutto preso da questa esterofilia a stelle e strisce e poi capisce invece che la bellezza e la bontà sta a casa nostra. Alla tua destra hai la locandina di Pranzo di Ferragosto. È un film di... Gianni De Gregorio. Siamo nel... Nel 2008, mi sembra. Giusto. E allora, quella è una storia anche abbastanza vera, perché Gianni De Gregorio racconta che in quel periodo non navigava nell'oro. Allora, l'amministratore condominiale gli dice: senti, io ti abbuono dalle tasse condominiali, ma tu mi tieni mia mamma e tutte le sue amiche per il giorno di Ferragosto, il pranzo di Ferragosto. E che piatto è che rappresenta? Le lasagne, perché la notte queste signore, noi pensiamo sempre che le persone anziane poi non abbiano più voglia di vivere, esattamente il contrario, si sveglia la notte, una signora apre il frigo e si mangia le lasagne. Ma perché la lasagna? La lasagna è stratificata, è piena di consistenze, besciamella, carne, pasta, è la ricchezza della vita che queste donne vogliono ancora abbracciare. Che poi, voglio dire, la lasagna riposata è ancora meglio. Sì. E pensa che a Cesenatico, ne parleremo domani, c'è una sorta di cascina dove le persone diversamente giovani vanno lì per rendersi ancora utili e tirano la sfoglina e quindi mangi o le fettuccine, le tagliatelle, oppure i cappelletti. Vabbè. Veniamo a Miseria e Nobiltà. Siamo nel 58. Forse 58? Okay. No, sì, no, guardavo i soliti ignoti. Okay. Sì, Miseria e Nobiltà 54. Ah, Miseria e Nobiltà, sì, scusami. Vabbè, comunque, Miseria e Nobiltà. Cioè... Parliamo di Miseria e Nobiltà e vediamo questa clip. Altrettanto famosa poi. Sì. Scusate tanto, ma stamattina andando via ho dimenticato i guanti. Eccoli! Sì, grazie tante. Buongiorno. Scusate!
dito e facciamo quattro salti. Volevo dirvi che io in questa casa non ci vengo più. Meno male, meno Lombardi, una volta i film si giravano su pellicola che costava, quindi buona la prima, e in quel caso probabilmente hanno mangiato veramente, ma non sempre è così. No, non sempre è così, anche se ci sono, ad esempio, c'è Imperfetti Sconosciuti, dove ci sono gnocchi, e Paolo Genovese racconta proprio che i ciak ripetuti sono mangiati quattro volte un piatto di gnocchi. Infatti Edoardo Leo non può più vedere gli gnocchi, lo ha dichiarato. Un trauma irreversibile. Oh, abbiamo parlato di lasagna, abbiamo parlato di spaghetti, maccheroni, gnocchi, manca all'appello la pizza, che è in un film Mangia Pregama, c'è una certa Julia Roberts come interprete. Lei ha tutto, ma forse proprio perché ha tutto è infelice, quindi cerca di, attraverso dei viaggi, di risettarsi e proprio trovare una nuova dimensione di esistenza. Tra queste tappe ce n'è una in cui va a Napoli naturalmente a mangiare una pizza. Questa pizza margherita, che a un certo punto prende in mano come se avesse un rapporto veramente carnale con lei, è un po' come la rappresentazione di lei che prende se stessa per mano e le dice: stai tranquilla, anche se ingrassi di un chilo, due chili, sei bella, ma magari sarai anche più simpatica, quindi rilassati. Sei anche più felice. Eh sì. Poi la pizza soffice, tiepida, tutti gli elementi. Marco, sei scorretto, scusa, mi manca poco a mezzogiorno. Ma pure per me. Solo per te. Torniamo a Miseria e Nobiltà, stavolta è il gelato. Cavaliere Eccellenza, i gelati sono serviti. I gelati! Lo gradite un gelato? Ma perché tanto disturbo? Noi siamo abituati a mangiare i gelati. Sempre i gelati? Oh, sempre! Il tuo com'è? A me piace spiruccare nei gelati degli altri. Ma questa signorina Gemma, quando ce la farete vedere? Vi faccio vedere la Gemma. Subito. Vincenzo, vai a chiamare la signorina Gemma e pregala di discendere. Chissà se Rai Movie o Rai Premium rimandano in onda domani questo oppure Alberto Sordi. Allora, il gelato va bene, quindi entriamo nel dolce. Nel dolce, e uno viene subito, il pensiero va anche a Bianca, la Sacher di Nanni Moretti, per non parlare della crema da spalmare da cui lui poi emerge, ma quello in un altro film. Si tuffa quasi dall'alto. E continuiamo a farci del male. Bianca è la rappresentazione, cioè la Sacher torte di Nanni Moretti. Lui è una persona molto acida nel film, un po' anche probabilmente nella vita. E la Sacher torta all'interno della marmellata di albicocche, che è molto acida. Ma nel film stesso lui cerca di ricoprirsi di gentilezza, di dolcezze, esattamente come la parte del pan di Spagna e della cioccolata che sta al di fuori. Quindi esattamente un tentativo di sembrare agli occhi degli altri dolce e tenero quando all'interno c'è l'acidità. Le polpette delle fate ignoranti invece? Allora, qui ci sono dei pranzi domenicali che vengono realizzati da persone che più diverse non potrebbero essere. E le polpette, che sono fatte da carne di maiale, carne di vitello, pane imbevuto nel latte, uova, pepe, eccetera, eccetera, sono esattamente la rappresentazione di quell'amalgama che sembrerebbe improbabile, perché in questo pranzo ci sono persone appartenenti a strati sociali estremamente diversi, ma che stanno insieme esattamente proprio come quelle polpette. I soliti ignoti, questa è pasta e ceci. Sì, pasta e ceci. E beh, la famosa scena, si consolano dal mancato furto mangiandosi la pasta e ceci che trovano in casa. La pasta e ceci, anche qui per carità, è un piatto della nostra tradizione, ma il cece, quando poi si scioglie, lascia quel graffiare molto leggero. È un po' proprio la situazione emotiva loro, che sono un pochettino dispiaciuti perché non sono riusciti a fare la rapina, ma tutto sommato... Lì siamo nel 58 con Monicelli. Senti, dovendo comporre un pasto dalla A alla Z, allora, l'antipasto, quale film ti viene in mente? L'antipasto, ma potremmo anche mettere tutto sommato lo street food, mettiamo sempre la pizza di Mangia Pregama. Come antipasto? Ma sì. E come primo invece?
Allora, come primo metterei lo spaghetto di Miseria e Nobiltà, perché quell'intreccio lì, che rappresenta un po' l'intreccio del film, i poveri che fanno i ricchi che fanno i poveri, dà un senso di complessità. Lo spaghetto non è un piatto semplice, è un piatto estremamente complesso. Come tutte le cose semplici, va saputo far bene. E come secondo? Vabbè, siamo sulle polpette, ce l'ho anche qua a fianco. La polpetta... Non ci allontaniamo da quello che abbiamo in studio. No, io direi di sì, abbiamo talmente dei bellissimi film e bellissimi piatti, stiamo qua. E invece che mi dici di birra e salsicce? Altrimenti ci arrabbiamo. Quella anche, poi anche i fagioli lì, i fagioli, anche gli angeli mangiano fagioli. Senza gli effetti collaterali che ogni tanto sono raccontati da questi film. Grazie pure per lì, averlo ricordato. Eppure lì la sabbia, quel leggero, riprende un po' il contesto dei film western, tanta polvere, tanta terra, quindi la sentiamo a volte in gola. È vero, continuano a chiamarlo Trinità, è quella scena dove... una mimica incredibile, sia quella di Bud Spencer che di Terence Hill. E, ogni anno per l'appunto c'è a Gubbio questo Spencer Hill Festival, ma anche nel resto dell'Europa, in Germania, in Ungheria, credo, dove sono ancora molto popolari. Allora, grazie per averci fatto venire fame e, come dire, giustificarci con i vari film. Quindi, come dire, siamo a posto. A proposito di portate prelibate, questa sera alle 21.25 su questa rete la nuova versione restaurata del film Ingattopardo. Quindi potrete godere con il vostro televisore in HD del capolavoro di Luchino Visconti. Io ti ringrazio, ringrazio tutti quanti voi, tra poco Camper, ma vi lascio, chiudiamo con questa anticipazione, con questo antipasto, con Claudia Cardinale e Alain Delon. A domani.